La grande guerra dai nostri inviati di Pierpaolo Cervone, giornalista professionista, già caporedattore del quotidiano La Stampa, racconta l'esperienza dei cronisti che dai teatri degli scontri di oltre un secolo fa hanno saputo superare le difficoltà e la censura imperante in molti paesi oltre che in Italia, scrivendo le pagine di una tragedia umana che le circostanze e il tempo non sono riusciti a relegare nel passato. E parliamo appunto di giornalismo in guerra. I grandi giornalisti che hanno saputo comunicare e che sanno ancora oggi purtroppo comunicare. Che cosa è cambiato nel tempo nella comunicazione proprio? Beh, nel tempo è cambiato tutto. Noi parliamo dei giornalisti del 1914-1915. È passato più di un secolo, è ovvio che la professione è cambiata, come sono cambiati notevolmente in meglio tutti i sistemi di comunicazione, quindi dalla carta stampata alla radio, alla televisione. Ovviamente non è paragonabile quel periodo con il nostro periodo. Io ho raccontato la vita, ho raccontato quello che hanno fatto i giornalisti nel corso della Grande Guerra. Ovviamente era un periodo totalmente diverso, con mezzi di comunicazione totalmente diversi, e mi ha fatto specie anche scriverlo, di come hanno potuto lavorare questi giornalisti sul fronte della Prima Guerra Mondiale e di come potevano trasmettere i loro servizi, i loro pezzi. E quindi è tutto un mondo che va riscoperto, che va scoperto, che va valutato per come essere valutato, perché parliamo appunto di 100 anni e fischia in più. E quindi è evidente che i sistemi di comunicazione erano molto diversi. Probabilmente anche la percezione forse della guerra era diversa, anche per poi i fruitori di questa comunicazione. Beh sì, intanto parliamo di Prima Guerra Mondiale, dove le regioni del nostro nord sono state violentemente coinvolte dalla guerra, mentre le altre regioni per fortuna non sono state coinvolte, ma l'avanzata dell'esercito austriaco appoggiato da quello tedesco, che solo una volta interviene sul fronte italiano in occasione della battaglia di Caporetto, perché in tutte le altre battaglie i tedeschi hanno combattuto contro l'esercito anglo-francese, e a Caporetto invece sono intervenuti fortemente. E infatti la battaglia di Caporetto noi abbiamo sonoramente perduto a causa anche dell'intervento tedesco che è sceso in campo a fianco dell'alleato austriaco, e quindi a Caporetto noi abbiamo violentemente perduto, e con un fronte che è molto indietreggiato rispetto a quello precedente. Per fortuna ci siamo ripresi sul Piave, e dal Piave siamo poi ripartiti nella nostra trionfale vittoria di Vittorio Veneto, che ha concluso la Prima Guerra Mondiale. Ecco, secondo lei la storia però insegna? Beh, certo che insegna, la storia insegna, nonostante l'evoluzione che ha subito nel corso degli anni, ma con la storia ha lasciato degli insegnamenti, ha lasciato dei ricordi, ha lasciato tutto quello che abbiamo appreso dai libri, con le personalità che hanno combattuto quella guerra, e ai mezzi che hanno potuto utilizzare durante quel conflitto, e a come c'è stata un'evoluzione in tutti i settori, e c'è stata ovviamente un'evoluzione anche nei settori, ahimè, drammatici che abbiamo visto comparire sui fronti nelle altre guerre che purtroppo sono seguite dopo la Prima Guerra Mondiale.